Vediamo ora un problema con l'applicazione del secondo criterio di congruenza dei triangoli. Allora, disegna un triangolo ABC. E traccia la mediana M. Quindi considero il punto medio M. Quindi abbiamo già detto subito per ipotesi, scriviamo CM congruente ad MB e consideriamo la mediana AM. Traccia poi dal vertice B una retta esterna al triangolo che formi con BC un angolo congruente ad ACB. Quindi tracciamo una retta che formi un angolo congruente ad ACB. Quindi questa. E indica con S il punto di intersezione di questa semiretta con il prolungamento di AM. Indichiamo con S questo punto di intersezione di questa semiretta che si ottiene di origine B. Quindi la retta R, la semiretta di origine B, che forma, quindi abbiamo detto, col lato CB un angolo congruente ad ACB. Dimostra che MS è congruente ad AM. Quindi l'angolo ACM è congruente ad MBS. Tesi. Dobbiamo dimostrare che MS è congruente ad M. Allora, quali triangoli ci conviene considerare? Ovviamente bisogna considerare dei triangoli di cui abbiamo almeno tre elementi. Allora, in questo caso notiamo che AMC e BMS hanno proprio questi tre elementi. Quindi prendiamo in considerazione AMC, BMS, che hanno CM congruente ad MB per ipotesi, ACM congruente ad MBS, sempre per ipotesi, e poi hanno l'angolo AMC congruente a BMS perché opposti al vertice. Opposti al vertice. Quindi osserviamo gli elementi, un lato e due angoli adiacenti ordinatamente congruenti. Implica per quale criterio quindi sono congruenti? Per il secondo criterio. Congruenti e in particolare la tesi, in particolare MS congruente ad M. In particolare abbiamo anche l'angolo in S congruente a CAM e in particolare abbiamo anche il lato, dunque l'altro lato che è AM congruente ad MS.